L'estate scorsa è stata particolarmente difficile per Mara Venier, la nota conduttrice italiana, che ha dovuto affrontare gravi problemi di salute legati agli occhi. Dopo aver subito diverse operazioni oculari, Mara ha deciso di condividere la sua esperienza con i fan, colpiti dalla sua assenza forzata dalla televisione. Conosciuta come Zia Mara, la presentatrice ha una carriera decennale nel panorama televisivo italiano, grazie alla sua capacità di intrattenere il pubblico con il suo spirito e la sua ironia. Tuttavia, la salute di Mara ha subito un'improvvisa battuta d'arresto quando ha cominciato a avvertire fastidi visivi, inizialmente trascurati. Questi sintomi, inizialmente lievi, si sono aggravati fino a portare a una diagnosi allarmante, un'emorragia alla retina. La conduttrice ha spiegato di avere sottovalutato i segnali del suo corpo, il che ha complicato la situazione. Riconoscere tempestivamente i sintomi poteva fare la differenza nel gestire il problema. Dopo aver consultato un oculista, Mara ha scoperto la gravità della sua condizione, segnalata come particolarmente delicata e potenzialmente aggravata dallo stress accumulato. Nel suo percorso di recupero, Mara ha dovuto affrontare ben 5 operazioni chirurgiche per cercare di ripristinare la funzionalità del suo occhio. Attualmente, la ripresa è un processo graduale. Sebbene la conduttrice affermi di vedere ancora in modo sfocato, è consapevole di un miglioramento rispetto alla situazione iniziale e spera in una completa guarigione. Nonostante le difficoltà, Mara Venier si prepara a tornare in televisione con una nuova edizione di Domenica In. In una recente dichiarazione, ha parlato a cuore aperto ai suoi fan, condividendo le sue esperienze e i progressi nel suo stato di salute. La sua determinazione e il supporto dei fan la motivano a recuperare al più presto. La comunità televisiva e i suoi numerosi sostenitori attendono con entusiasmo il suo ritorno. Con pazienza e ottimismo, Mara dimostra di essere una vera guerriera, pronta a riprendersi e a tornare sullo schermo.